In tutta la letteratura ricorre il topos del viaggio, il racconto delle peripezie che conducono l'eroe al lieto fine. Ieri, il viaggio della Dinamo Banco di Sardegna ha chiuso la prima tappa del suo cammino. La stagione regolare dei giganti si riassume così, nella reazione degli ultimi minuti della sfida con Cantù. Con una vittoria, la nona di fila in campionato, il 16° risultato consecutivo, che vale il 4° posto in classifica. Senza Smith e McGee, nel giorno della celebrazione della prima Coppa Continentale conquistata, De Vecchi e compagni regalano al popolo bianco-blu in festa la vittoria più bella e sofferta e un 4° posto in classifica che mancava dal 2014. Il sigillo su una stagione dai due volti. Uno, quello continentale, con la corsa sfrenata che ha portato il club ad alzare il primo trofeo europeo. L'altro, il campionato LBA, che ha richiesto un percorso di adattamento più lungo, trovando la quadratura con l'arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco. L'avvento del Poz è stata la chiave di volta della stagione regolare che si è chiusa ieri, un condottiero chiamato a dare entusiasmo e motivazione a un gruppo che sotto la sua guida, fatta di genio e carisma, ha trovato unione e fame. Una cavalcata che è partita con passo tentennante, ma che ha affinato rapidamente il suo ritmo, diventando una corsa sfrenata di 16 vittorie, che ha trascinato nel vortice dell'entusiasmo tutto l'universo bianco-blu. Chi c'era e chi c'è sempre stato, chi quella passione non l'ha mai spenta, ma anzi l'ha alimentata anno dopo anno, partita dopo partita con semplicità e dedizione, ma anche chi si era allontanato e, come in ogni matrimonio che si rispetti, aveva perso un po' di smalto. Adesso inizia l'attesa più lunga, prima dello start della giostra playoff, che, a partire da sabato, manderà le 8 contendenti al titolo in campo ogni 2 giorni. Il futuro dei giganti passa per la sfida ai quarti di finale con Brindisi, un destino che si ripete nella storia del banco. Un viaggio nel viaggio, quello appunto della Dinamo Banco di Sardegna. Un viaggio che è appena all'inizio. It's playoff time. Amici di Dinamo TV, è iniziata la settimana più bella e più carica di entusiasmo della stagione. Sabato inizieranno i playoff, la corsa al titolo, la corsa allo scudetto, playoff che la Dinamo Banco di Sardegna ha meritato con onore con un turno di anticipo e che ha chiuso ieri con la meravigliosa vittoria per 87-81 sulla Pallacanestro Cantù con uno storico 4° posto in classifica. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco hanno conquistato la vittoria all'ultimo turno grazie a un'ottima quarta frazione dei suoi uomini, spinti dall'offensiva italiana, dalla grande leadership di Marco Spissu, dalle prestazioni di Achille Polonara, dalla doppia-doppia di Jack Cooley e dall'incredibile energia di Rashawn Thomas, fermato solo a metà dell'ultima frazione dal quinto fallo sanzionato. Hanno vinto e conquistato il 4° posto nella cornice del Palasera di Migni con una enorme festa nel giorno della celebrazione della FIBA Europe Cup e sono pronti a lavorare duro in vista della serie contro Brindisi. Prima di concentrarci sull'imminente serie dei quarti di finale, sentiamo la dedica speciale che coach Gianmarco Pozzecco ha fatto in sala stampa al termine della partita. Dedichiamo questa vittoria a Jack De Vecchi, che è un grande capitano e oggi ci ha dato una mano importante. Avrei dovuto rimetterlo nella seconda parte, ma è stato determinante. Quando è entrato ci ha dato energia e i suoi compagni di squadra lo rispettano enormemente, e quindi questo è un dato di valore assoluto per quanto mi riguarda, per quanto riguarda poi la gestione di una squadra. Abbiamo un capitano vero, numero uno in assoluto in questo campionato e non solo. E niente, siamo quarti ed è incredibile. Abbiamo vinto una coppa, siamo quarti, abbiamo vinto 16 partite di fila. Che c***o volete che vi dico? Non so. Abbiamo detto che l'avversario designato per la corsa al titolo è la New Basket Brindisi, un'avversaria che ricorre nella storia della Dinamo Banco di Sardegna, la cui rivalità affonda le radici dai tempi della Lega 2 e non solo.
C'è un corso, un ricorso particolare in questa occasione. Nella stagione 2013-2014, la stagione della conquista della prima Coppa Italia, gli uomini dell'allora allenatore coach Meo Sacchetti chiusero la regular season grazie alla vittoria all'ultimo turno contro Brindisi proprio al quarto posto, e l'avversaria designata per la corsa playoff furono proprio i pugliesi, all'epoca allenati da coach Piero Bucchi. La serie dei quarti di finale è al meglio delle 5 sfide. Si parte sabato 18 maggio nelle mura amiche del Palace Radimigni con gara 1, gara 2 in agenda lunedì prossimo, e poi la serie si sposterà in Puglia con gara 3 in programma mercoledì. Dinamo Banco di Sardegna e New Basket Brindisi si sono già affrontate 3 volte dall'inizio della stagione. Le 2 della stagione regolare con blitz in trasferta per entrambe le squadre, 1 a testa. La Dinamo ha vinto nel girone di andata al Pala Pentasuglia e invece gli uomini di Vitucci hanno espugnato il Pala Seradimigni. E un'altra sfida fondamentale, quella delle Final Eight di Coppa Italia, della semifinale, dove gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco sono risaliti con una incredibile rimonta ad almeno 16, ma hanno visto infrangersi i sogni della finale con la preghiera di Smith che si è spenta sull'ultimo ferro. Una serie super accesa, una serie all'alto tasso di competizione che il popolo bianco-blu è pronto e non vede l'ora di iniziare e di affrontare. A noi non resta che dare uno sguardo però agli highlights della partita di ieri. Si è chiusa ieri la regular season della massima serie LBA. Vittoria per la Dolomiti Energia Trento, che ha chiuso la regular season al 6° posto della classifica, che si è imposta 76-81 sull'Epicasa Brindisi. Vittoria per l'Umana Reyer Venezia, già sicura al 3° posto, che ha battuto di 16 lunghezze la Germani Basket Brescia. E vittoria anche per la Sidigas Avellino, che ha staccato l'ultimo pass possibile per la post season, battendo l'Oriora Pistoia. E vittoria anche per i neocampioni di Basketball Champions League della Segafredo Virtus Bologna, che si sono imposti sulla Open Job Metis Varese 84-72.
salutando però entrambe la corsa al titolo, e infine vittoria di misura della Grissimon Reggio Emilia 82-81 sulla Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti. Ultima vittoria e ultima giornata in Serie A per la Fiat Torino, lo ricordiamo, retrocessa con la penalizzazione di 8 punti che si è imposta 93-71 sulla VL Pesaro, e infine vittoria per la capolista della classifica Armani Exchange Milano, che si è imposta 93-88 sull'Alma Trieste. Con la chiusura della regular season, definita quindi il tabellone dei playoff 2018-2019. La testa di serie dell'Olimpia Milano affronta la ottava classificata Sidi Casa Avellino, come già detto il Banco di Sardegna affronterà l'Epi Casa Brindisi, mentre dall'altra parte del tabellone la Vanoli Cremona incontrerà la Matricola Alma Trieste e la Reyer Venezia affronterà invece la Dolomiti Energia Trentino. La Dinamo Banco di Sardegna ritorna ai playoff dopo un solo anno di assenza. Nella memoria bianco-blu, l'ultima sfida vinta nei playoff nella post-season è quella specialissima gara 7 disputata al Palabigi di Reggio Emilia. Una gara alla quale ha preso parte anche il nostro Achille Polonara, che però nel 2015 vestiva una casacca diversa. Nella conferenza stampa post-partita gli è stato chiesto quali siano le sue emozioni in vista dei playoff in maglia Dinamo. Sicuramente, la Dinamo diciamo qualche anno fa mi ha ferito molto, però adesso voglio gioire con la Dinamo, quindi speriamo proprio che sia l'anno buono per ripetersi. No, sicuramente io sono venuto a Sassari perché so benissimo che è una città molto ambiziosa, una società altrettanto, quindi sono venuto qua, ho voluto firmare a fine maggio qua, quando ancora il campionato doveva finire, era proprio per questo motivo qua. Ieri sera al Palasera di Migni un ospite speciale ha assistito dal parterre alla sfida tra Dinamo Banco di Sardegna e Pallacanestro Cantù. Creatore della giornata tipo, oggi ospite speciale al Palasera di Migni in occasione della sfida con la Pallacanestro Cantù. Direttamente dal parquet del Palasera di Migni, Raffaele Ferraro, qui diamo il nostro benvenuto. Raffaele, com'è nata la giornata tipo e che cosa è diventata per te? È nata sui forum, quelli che c'erano prima dei social network, è nata perché inventavo le giornate tipo dei giocatori delle minors dove ho sempre giocato io, e con l'avvento di Facebook ho deciso insomma di parlare dei giocatori un po' più famosi per cercare magari di essere letto da un pubblico che andasse oltre ai miei amici e ai miei genitori. Direi che l'hai fatto benissimo, la missione è compiuta. Ti chiedo, a 7 anni dalla nascita di questa pagina, come trovi sempre nuova ispirazione e qual è stata la giornata tipo che ti ha dato più soddisfazione scrivere? Beh, una delle, per rimanere in tema, una delle giornate tipo che è stata più letta è stata quella del vostro allenatore di Pozzecco, perché è un personaggio che trasversalmente è amato da tutti, regala gioie, regala lampi di classe e di talento non solo in campo. Voi ne sapete qualcosa, penso che lavoriate più che per la Dinamo, per Pozzecco a livello di comunicazione. E niente, oggi sono qua, vi ringrazio per avermi invitato, vengo anche a vedere una partita decisiva perché tutte e due le squadre si giocano qualcosa di importante. Siete molto in palla e quindi insomma che vinca il migliore. Ti chiedo proprio da Bologna, dalla tua Bologna, qual è la percezione della Dinamo Banco di Sardegna e qual è la tua sensazione di impatto al palazzetto? Allora, di un'isola felice, che sembra un gioco di parole, però è la sensazione dal di fuori di un bell'ambiente dove la pressione c'è, ma non è quella che magari ti distrugge da un certo punto di vista come in piazze come possono essere Bologna e anche Milano. E quest'anno viene vista come una squadra che è partita male, che magari a un certo punto si pensava che non arrivasse neanche ai playoff, adesso penso che sia una mina vagante, soprattutto se riesce a guantare il quarto posto. Insomma, mai dire mai, alla fine in Italia molte squadre da un certo punto di vista giocano per il secondo posto, per arrivare in finale. Penso che la Dinamo abbia tutte le carte per provare ad arrivare in finale. Senti, se dovessi scegliere uno dei nostri giocatori, escludiamo il Poz che se non facciamo notte, di chi vorresti scrivere la giornata tipo? Di Marco Spissu. E inizierebbe come?
Oddio, come inizierebbe non lo so, però penso che incarni alla perfezione lo spirito del giocatore sardo che ce l'ha fatta, che gioca con la sua seconda pelle. È un a livello anche di comunicazione, che è un argomento che mi sta molto a cuore, è un ragazzo genuino. E quello che dice, quello che esprime in campo è esattamente come lui è. Credo che lui giocherebbe nello stesso modo anche se giocasse con gli amici il martedì sera in qualche palestra dispersa qua a Sassari, e lo fa in Serie A. È un ragazzo che, a prescindere da tutto, a me sta molto simpatico. Senti, sappiamo che tra ieri e oggi hai avuto modo di vedere un pezzo di Sardegna. Allora, siccome in questi giorni scade il nostro concorso che invita tutti a partecipare per vincere una vacanza, se dovessi dire ai tuoi follower, a chi ti segue, perché venire in Sardegna, che idea gli daresti? Cibo, la genuinità della gente e il paradiso chiamato mare. È una Dinamo Banco di Sardegna da record, è un banco che continua a inanellare vittorie, ma i successi ci sono anche fuori dal campo. Questa mattina la Lega Basket e l'EBA ha consegnato gli awards della stagione 2018-2019, alla quale la Dinamo Banco di Sardegna era candidata, con Jack Cooley come giocatore rivelazione della stagione e Achille Polonara come migliore italiano, ma il club di Via Roma ha avuto dei riconoscimenti molto importanti. Il general manager Federico Pasquini, tra i finalisti per la categoria dei migliori dirigenti dei club, è arrivato terzo. Il progetto comunicazione e marketing di Dinamo TV, strutturato dallo staff marketing e comunicazione del club, tra i finalisti è stato riconosciuto come il miglior progetto di comunicazione. Un'altra grande soddisfazione per la Dinamo Banco di Sardegna è il premio conferito al giocatore Marco Spissu per il miglior assist della stagione. A premiare il giocatore 100% made in Sassari è lo strepitoso passaggio da oltre metà campo di Sean Pierre nella sfida andata in scena al Palace Radimigni contro la VL Pesaro lo scorso 26 dicembre. Un premio che rappresenta la consacrazione di un giocatore sassarese made in Sardegna, che rappresenta l'orgoglio di tutta l'isola, ma soprattutto che incarna un sogno chiamato Dinamo Banco di Sardegna. Prima di salutarci e darvi appuntamento con la consueta programmazione settimanale di Dinamo TV, vi ricordo che sono le ultime ore per poter partecipare al concorso Ti aspettiamo in Sardegna, che per il settimo anno consecutivo mette in palio una vacanza per 4 persone di 3 giorni qua in Sardegna, grazie alla collaborazione con il Geo Village, e dà l'opportunità di vivere una vacanza all'insegna dello sport e del divertimento. Per partecipare basta connettersi sul sito ufficiale www.dinamobasket.com, accedere alla sezione dedicata e rispondere a delle semplici domande. Vi aspettiamo in Sardegna. Il Banco di Sardegna arricchisce la sua presenza digitale con nuovi strumenti. Pinti, il nuovo assistente virtuale, guida il visitatore verso i servizi di cui ha bisogno. Sviluppiamo una strategia multicanale capace di raggiungere tutti. Banco di Sardegna, sempre più vicino.